Ciao a tutti ragazzi, ecco qua la partita di ritorno tra Paris Saint-Germain e Barcellona, dove il Barcellona ha preso 4 pere dal Paris Saint-Germain. E ottima, vediamo cosa riuscirà a fare, cosa dice almeno FIFA, come andrà a finire ovviamente questa partita. Soliti giocatori come Rakitic, Messi, Suarez, Neymar, i soliti, il tridente alieno che non si può fermare neanche se rispari effettivamente. Contro il Paris Saint-Germain, una squadra molto compatta, che ha dimostrato di umiliare di brutto, possiamo dire, una delle squadre più forti al mondo, il Paris Saint-Germain. Draxler, acquisto fondamentale, Verratti, un fenomeno, Cavani, un cavallo, cioè non si può dire. Partiamo subito con la partita, va. Con la partita, Verratti subito tocca il pallone per Matuidi. Draxler, passaggio per Draxler, se lo prolunga. Contro Piqué, Draxler contro Piqué, passaggio per Busquets, no, per Courtois, che passa in mezzo, prova il tiro, subito. Sul lato sinistro, niente da fare. Ottima conclusione da parte del Paris Saint-Germain qua, che è avanzato senza, ovviamente la difesa non c'era. Beh, riesce a recuperare palla per Cavani, Cavani difende, passaggio veloce per Draxler, di nuovo per Cavani, vediamo se vede l'inserimento, invece no, Draxler, sempre Draxler contro due, se ne riesce a sorpassare, bloccato benissimo. Partenza per Lionel Messi in velocità, Lionel Messi va davanti, corre sulla fascia destra, corre in velocità sulla fascia destra, inseguita da Thiago Silva. Ottima difesa di Thiago Silva, grandissimo giocatore. Niente Lionel Messi. Prova il tiro. Niente. Dato vicino, molto pericoloso questo tiro. Suarez. Per Messi. Messi, ottimo controllo palla. Difende. Oh, bellissima ripresa. Draxler in velocità. Contropiede. Contropiede Draxler sulla fascia sinistra. Vediamo cosa riesce a fare. Umilia Piqué. Passaggio per Cavani. Davanti al portiere Ter Stegen rete. Cavani 1-0. 1-0 del Paris Saint-Germain, che si porta in vantaggio con questo passaggio fantastico nei confronti di Cavani. Cavani ha aspettato un attimo, dopo ha tirato. Dando per Messi. Sempre Draxler sulla fascia. Vediamo Iniesta contro Draxler. In velocità, Draxler difende il pallone. Prova ad andare in velocità contro Iniesta. Vediamo chi la vince. Spalla a spalla. Niente. Iniesta di prepotenza, riesce a prendere il pallone. Busquets riparte subito per Messi. Vediamo se parte in velocità. Messi si allunga il pallone. Inseguita da Courtois. Messi ormai ha preso un vantaggio, un distacco assurdo. Busquets, cross un po' totalmente scoordinato nei confronti di Neymar. Verratti, sempre lui, tecnica difensiva di passaggio, di controllo palla, secondo me, eccellenti in questo ragazzo. Qua intanto Verratti, gioco con Draxler. Draxler prova ad avanzare. Rakitic prova ad attaccare Draxler. Sempre lui il pallone, tiene il pallone. Incredibile per Cavani. Cavani, vediamo se la dà in mezzo per Draxler. Prova il tiro! Niente da fare! Sbucato dal nulla! 2-0! 2-0! Di Maria si fa vedere di nuovo. Incredibile quel gol. Ottima azione veramente tra Cavani, Draxler e Verratti. Verratti passaggio per Draxler. Draxler successivamente la dà per Cavani, come possiamo vedere. Poi si sposta in mezzo. Draxler qua prova il tiro. Niente da fare. Arriva Di Maria, porta, possiamo dire, un po' scoperta. Ter Stegen non poteva sapere dove sarebbe andata la palla, quindi prende gol. 2-0 per il Barcellona, per il Paris Saint-Germain, che in totale diventa un 6-0 nei suoi confronti. Vediamo se veramente andrà così a finire la partita, però rendiamoci conto che la partita si farà al Camp Nou, quindi Barcellona, possiamo dire, avrà un po' più sostegno da parte. Qua possiamo vedere subito Suarez che prova il passaggio filtrante alto nei confronti di Neymar, ma niente da fare. Finisce il primo tempo, vediamo un attimo le statistiche, ricapitoliamo e partiamo subito col secondo tempo. Stavo scherzando, non è finito il primo tempo. Statistiche del secondo tempo e del primo tempo, ovviamente il Barcellona ha fatto solamente un tiro, il Paris Saint-Germain 4 tiri e 2 gol. Il possesso palla è dominio del Paris Saint-Germain, anche se di poco, la precisione dei tiri, la precisione dei passaggi, qua ovviamente c'è un vantaggio netto del Paris Saint-Germain che si merita questa vittoria momentaneamente, questi due gol. Poi vedremo come andrà a finire, qua possiamo vedere la squadra del Barcellona che è 93-93-95, mamma mia, i nuovi aggiornamenti sono veramente fortissimi, un Titi è un mostro. E mamma mia, ragazzi. Vediamo, partiamo subito col secondo tempo e vediamo come finirà realmente la partita. Andiamo a vedere i movimenti di Neymar. Rakitic, ottimo passaggio per... Mamma mia, lo sbaglio di Jordi Alba. Che cosa ho sbagliato? Davanti al portiere, a sinistro un po', ha lasciato andare questo piede. Che, beh, fantastico. Intanto Suarez qua cosa ha visto per Jordi Alba? Che ha tirato un po' di velocità, quindi il tiro è totalmente spiazzato. La palla è andata fuori e trap, nessun problema.
contro Messi, Messi però riesce a smarcarlo facendo la finta, Suarez, vediamo se si sposta, prova il tiro, Kevin Trapp sempre lì posizionato bene, difende il pallone, difende la sua porta, difende l'onore del Paris Saint-Germain di prendere gol. Vediamo se riesce a creare qualcosa. Ultima partita, Verratti, Di Maria, passaggio per Maxwell che si sposta in mezzo per Verratti, cross in mezzo, incredibile parata di Ter Stegen, ottima azione tra Matuidi, Verratti e Di Maria. Che cosa hanno creato? Bellissima qua l'azione, guardate qua. Verratti passaggio alto per Matuidi, Ter Stegen qua riflessi ottimi e niente. Verratti ormai è stanco, possiamo dire che è arrivata la fine, vediamo l'ultimo gol, cross di Verratti, me lo segno, me lo sento, niente. Spazza via, possiamo dire che la partita finisce. Finita qua la partita, ragazzi, qua 3-0 da parte del Paris Saint-Germain anche al ritorno e ormai sono passati, Thiago Silva ovviamente qua esulta. Cosa c'è da dire? Vediamo un attimo le statistiche, anche se parlano chiaro, non c'è tanto da vedere. Il Barcellona non ha concluso quasi niente, ha fatto 4 tiri, ma è quasi impreciso, cioè tutti i tiri sono meritati dal Paris Saint-Germain. Vediamo un attimo le valutazioni generali per scoprire chi ha giocato bene e chi no. Suarez ovviamente non ha giocato niente, Neymar niente di che. Centrocampo non hanno fatto scintille e neanche in difesa. Ter Stegen purtroppo non si è meritato perché ha preso 3 gol. Allora, vediamo un attimo il Paris Saint-Germain che Draxler ha preso un 7.1, secondo me un pochino più alto se lo sarebbe meritato. Cusa 7.1, meritato, Thiago Motta 6.7, meritato, Matuidi ovviamente 8.2, uomo partita. Io avrei dato il premio personalmente a Cavani che ha fatto anche dei gol, ha giocato molto molto bene, ma anche Verratti se la sarebbe meritato. Matuidi comunque non possiamo dire niente, Thiago Silva sempre spettacolare la difesa del Paris Saint-Germain, niente. Questo se secondo FIFA come andrà a finire Paris Saint-Germain-Barcellona, passerà il Paris Saint-Germain, anche secondo me passerà 3 gol, non lo so se potevano farlo al Camp Nou, però vedremo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like per vedere se la serie vi piace e se il tutto può andare avanti. Questa è stata la predizione, come andrà a finire Paris Saint-Germain-Barcellona. Ci vediamo alla prossima partita. Bella.